riesci in qualche modo a dargli un a estrarre in questi ultimi tempi? Si è parlato moltissimo del 68, sono tutti le riviste, i giornali, continuamente ci sono editoriali sul 68, c'è chi è molto ancora negativo. Io ho un ricordo del 68, ripeto, non avevo 20 anni, ne avevo 27, ero diverso dai ragazzi che manifestavano, ai quali spesso mi univo, ma ero più grande, ero un po' diverso. Io credo che se c'è Ultimo Tango a Parigi è anche grazie al 68, che ha veramente aperto una grande porta. Se non ci fosse stato il 68, non so se io sarei riuscito così ad andare così lontano nella libertà di un film da poter realizzare Ultimo Tango. Voglio dire, il 68 io l'ho sentito come qualcosa di straordinariamente fresco, ce n'era proprio un bisogno quasi fisiologico di svecchiare. Noi lo facevamo col cinema, ma tanti altri lo facevano, storie con la letteratura, pittori che avevano già cominciato con la pop art. Insomma, fu una straordinaria elaborazione collettiva di un sogno, quello di cambiare il mondo. Ecco. Oggi sembra molto ingenuo, però la piccola ambizione che avevamo era proprio quella di cambiare il mondo. L'immaginazione al potere. Credo che l'immaginazione al potere sia una specie di slogan che ti sei inconsciamente tenuto in testa. L'immaginazione al potere e proibito proibire sono due cose che mi hanno. Tra l'altro, di questo tema, di questa guerra tremenda tra uomini e donne, che sembra la madre di tutte le guerre che c'è attualmente, ti volevo chiedere una cosa. In quegli anni lì, io ricordo che eravamo veramente tutti alla pari. Io ne avevo un po' meno di te, ma i rapporti tra noi e le donne o le ragazze, dato che eravamo tutti quanti giovani, erano assolutamente i rapporti alla pari. E questo tipo di, questo il clima che si sta creando da alcuni mesi a questa parte, non so da dove viene da secoli indietro, cioè non riesco a ritrovarlo, pur non essendo giovanissimo, e penso che non lo ritrovi neanche te. Io starei attento a dire che a fare di tutto un fascio, che le ragazze, noi e le ragazze eravamo come adesso, no, era tutto completamente diverso. In quel momento pensavamo che tutto fosse politica, anche fare l'amore era politica, anche mangiare gli spaghetti al pomodoro, il privato diventava politica. Oltre a questo, il 68, insomma, che talento, tanto non mi va di ripetere tante cose. Penso che fu molto importante. Io non mi ricordo, per esempio, prima del 68, delle voci di quel femminismo che poi oggi è arrivato a degli estremi che, come sempre, sono proprio quegli estremi che ci affascinavano tanto, oggi ci sembrano ingiustamente punitivi a volte, però trovo che sono
assolutamente d'accordo con questo movimento che si è formato negli Stati Uniti del Me Too. Ma voglio dire, è vero, lo sappiamo tutti benissimo, non è come dici tu, è come dicono molto spesso le donne che hanno trovato voce adesso e lo spazio in cui parlare e qualcuno che le ascolta. È una cosa molto nuova, ma che io penso che il seme era già. Sì, c'era già nel disco, c'era già polemica quando è cominciato. A svegliarsi questo grande inconscio collettivo che era stato così soffocato e represso per tanto tempo, quello femminile.